vedi più probabile a questo punto un Mattarella bis? A me sembra la più plausibile, ma sarebbe la dimostrazione di paralisi della politica. Certo, vorrebbe dire Cioè, cristallizziamo tutto per almeno un altro anno e mezzo. vorrebbe dire non siamo in grado di risolvere l'equazione e quindi rimaniamo così come stiamo, facciamo finta di niente, come è successo a suo tempo con Napolitano. E anche in questo caso, no, facevo riferimento al governo Monti, dopo il governo Monti, i partiti che hanno trionfato alle elezioni sono stati quelli che erano l'opposizione del governo Monti. Senti, sempre rimanendo consapevoli che stiamo fantasticando su cose assolutamente quasi inutili fondamentalmente, ma se Draghi dovesse andare al Quirinale, che ci mettiamo a Palazzo Chigi? Secondo me la Belloni, Ah, dici, cioè hanno tirato su un il altro nome ora? personaggio dello Stato profondo, o viceversa, potrebbe andare la Belloni al Quirinale. Perché? Perché sono soggetti che sono espressione diretta del potere reale, Chiaro. cioè sono soggetti dello Stato profondo. Ma questo per la politica, in una situazione in cui i partiti sono in questa drammatica condizione, in cui tu te la immagini la campagna elettorale della Boldrini, che dovrà dire votate me contro il pericolo fascista della Lega dopo che ci hanno governato fino alla mattina prima. Ce Certo. lo vedi il PD dire l'alleanza col 5 Stelle, che tra l'altro sta anche traballando paurosamente, e comunque alleanza di debolezze, perché cioè Sì, anche lì dentro un diventa tutti contro tutti, in è questo un momento. Senti, tutti ma contro secondo te il tutti. livello di sopportazione degli italiani poi quanto potrà andare avanti su Secondo me questo? sono passato già da un pezzo, nel senso che gli italiani non ne vogliono sentir parlare, non ne vogliono sentir parlare di questa roba. Loro ci raccontano che amano alla follia Mattarella, Draghi, ma non è vero per niente. Non è vero per Ma parlo niente, anche del qualche livello di sopportazione, proprio di sopportazione, non solo di sopportazione del sentire i discorsi, ma di sopportazione proprio di tutto il meccanismo che è in atto in questo momento. si sopporta fin quando non ci si può ribellare. Questo è normalmente come vanno le cose, e quindi fino a quando i cittadini non avranno una credibile alternativa, dovranno sopportare, magari non andando a votare in massa, ma sopportando le conseguenze delle scelte fatte da quei politici, magari elette col 10% dei voti, una sorta di voto per censo, perché quelli che votano sono quelli che stanno bene ormai, cioè solamente i ricchi votano, perché i poveri si sono accorti che in un modo o in un altro chiunque votano non cambia la loro condizione, né cambiano le normative, né cambiano le imposizioni che li hanno portati in quella condizione. E quindi se non si crea un'alternativa vera, la situazione è destinata a perdurare nonostante l'assenza di rappresentatività democratica. Fare informazione indipendente non è facile. Sostenerci è davvero semplicissimo. Vai su mepiu.it/sostieni. Grazie.